Finalmente è arrivato il tanto atteso iPhone economico, l'iPhone SE 2020. A causa del coronavirus si pensava che ormai l'iPhone SE sarebbe arrivato direttamente a settembre-ottobre con le altre novità di casa Apple. E invece, proprio ieri, Apple ha presentato il suo nuovo modello di fascia economica. Questo modello è un modello molto particolare perché richiama un po' l'attenzione su un design che sembra ormai sorpassato. Sì, in effetti questo nuovo dispositivo è praticamente identico, se non per alcuni dettagli, al design presente già sull'iPhone 7 e l'iPhone 8. Ma vediamo insieme alcune caratteristiche che ci faranno capire se effettivamente vale la pena acquistare questo nuovo modello, partendo dalle caratteristiche tecniche fino ad arrivare ai prezzi di vendita. Ovviamente non possiamo ancora averlo fisicamente qui, ma Apple ci ha dato la possibilità di vederlo in anteprima grazie appunto alla realtà virtuale. Perciò voglio mostrarvelo e parlarvi di alcune caratteristiche per poter valutare se effettivamente è un dispositivo che potrebbe fare al caso nostro. C'è da dire che Apple sicuramente aveva le idee chiare quando ha progettato e tirato fuori questo modello. Sì, perché è un modello che forse sarà molto pratico per chi è rimasto affezionato a quei dispositivi che hanno ancora i tasti fisici da poter utilizzare. In effetti questo dispositivo presenta ancora il Touch ID, tanto amato a molti e molto rimpianto per alcuni che sono passati ai modelli successivi. Questo dispositivo fa sicuramente della compattezza e della maneggevolezza il suo punto di forza. In effetti si presenta con un display dalla diagonale da 4,7 pollici e dalle dimensioni contenute. Questo sicuramente sarà a vantaggio di tutti coloro che odiano i padelloni da tenere in tasca. Ovviamente per mantenere il prezzo più basso possibile si sono dovute sacrificare alcune caratteristiche che forse sono state valutate non indispensabili. Ad esempio le fotocamere anteriori sono passate da 3 a 1, una fotocamera da 12 megapixel e una anteriore da 7 megapixel. Ovviamente per quanto riguarda il lato della connettività è un dispositivo più che completo con Bluetooth 5.0, NFC, GPS e chi più ne ha più ne metta. Per quanto riguarda invece le vere e proprie dimensioni del dispositivo, abbiamo un dispositivo da 138,4 mm nella sua altezza e 67,3 mm per la larghezza e uno spessore di 7,3 mm. Questo comporta di avere un dispositivo di 148 grammi di peso. Ma se è vero che esteticamente ricorda molto i dispositivi precedenti, quindi l'iPhone 7 e l'iPhone 8, è anche vero che è stato notevolmente rinnovato nel suo cuore. Infatti monta il processore di ultima generazione a 13. Per quanto riguarda effettivamente le caratteristiche dei materiali, non possiamo più di tanto comprenderli semplicemente dalle foto o dai video, ma è verosimile che si avvicineranno a quelli dell'iPhone 8. Sicuramente è interessante notare che questo nuovo dispositivo esce con la certificazione IP67. Questo permette quindi di essere immerso a una profondità di un massimo di un metro e per un massimo di 30 minuti. Questo ci permetterà quindi di avere un dispositivo particolarmente resistente alle intemperie e all'acqua. Come molti dispositivi di ultima generazione, anche questo dispositivo dà la possibilità di avere la eSIM all'interno del proprio cellulare. Beh, quindi per trarre un po' qualche conclusione, cosa possiamo dire? Sicuramente è un dispositivo che può fare gola a tutti quelli che non avevano intenzione di spendere forse più di 1000 euro per un nuovo dispositivo Apple, ma che sono affezionati a questi dispositivi per quanto riguarda l'affidabilità che garantiscono. Questo dispositivo nello specifico esce con una memoria da 64 GB ad un prezzo di 499 euro. Ma c'è comunque la possibilità di acquistare il modello superiore da 128 GB o 256, ovviamente a prezzo maggiorato. Quindi possiamo dire che Apple ha pensato a quella categoria di persone che ha bisogno di rinnovare il proprio dispositivo senza però voler spendere una cifra esorbitante. Ovviamente alla stessa cifra, quasi 500 euro, si trovano dispositivi con caratteristiche tecniche forse anche superiori a questo dispositivo, ma sappiamo che il punto di forza della Apple è proprio l'integrazione che c'è nel proprio ecosistema e l'esperienza di utilizzo che gli utenti Apple tanto apprezzano.
Apple effettivamente con questo dispositivo non farà altro che trattenere quei clienti, forse che a causa di prezzi elevati o a causa proprio del momento storico in cui stiamo vivendo, stavano forse pensando di abbandonare il sistema Apple per indirizzarsi verso forse un dispositivo Android. Con un prezzo di 500 euro e alcune caratteristiche interessanti che offre questo prodotto, molti utenti forse saranno disposti ad acquistare questo nuovo dispositivo di fascia economica. È possibile iniziare ad effettuare i preordini da domani, 17 aprile, e le spedizioni inizieranno il 24 aprile 2020. Bene, vi ringrazio di aver ascoltato fino a qui questo video, spero che sia stato di vostro gradimento. Se lo gradite, vi invito a mettere un mi piace e iscrivervi al canale, così da rivederci in un prossimo video.